Crisi europea. Senatore Gasparri, cosa sta succedendo in Europa? Ci può dare un'idea un po' di quello che sta succedendo? Beh, l'idea purtroppo è quella che ci stiamo facendo tutti. Noi siamo garantisti come Forza Italia, tuttavia sì. Le valigie dei soldi, le immagini che vediamo sono sconcertanti. Quindi c'è un'opera di penetrazione di alcuni paesi, il Marocco, sì. Il Qatar ed altri, che cercano, probabilmente anche a colpi di valigie di soldi, sì. Di ottenere un consenso, un sostegno, un accreditamento che fanno fatica ad ottenere perché non sono credibili sul piano del rispetto dei diritti e su altri piani. Il Qatar è un pessimo stato, non c'era bisogno di questo episodio perché è sospettato di cedere risorse, soldi anche a gruppi fondamentalisti che così poi sembra. Sono l'anticamera del terrorismo. Quindi il Qatar ha una pessima reputazione, probabilmente a colpi di valigie di soldi si è fatto assegnare i mondiali di calcio e a colpi di valigie di soldi vuole avere una presentabilità, una onorabilità internazionale anche presso il Parlamento europeo che non merita. L'Europa andrà avanti, il Parlamento europeo non potrà certo soccombere di fronte a questo grave scandalo, però la vicenda e poi anche la dimostrazione che la sinistra sì. È molto ipocrita perché difende gli ultimi a parole, veda il caso Soumahoro, le cooperative per gli immigrati in Italia. Soumahoro non è indagato, ma la moglie, e la suocera sì. E poi lui è diventato parlamentare della sinistra perché difensore degli ultimi. In realtà non li difendeva molto sì. Bene perché non si era accorto che la moglie li sfruttava o potrebbe averli sfruttati. Così la sembra, sì. La ONG di Panzeri, eurodeputato, eletto nelle liste del PD, che adesso dice no, non è del PD, era di articolo 1, di articolo 2 o di non si sa che cosa, era eletto nel PD, ha fatto una ONG, una ONLUS, un'organizzazione non governativa per aiutare i paesi emergenti del terzo mondo. Quindi la gravità di questi due scandali, familiari di Soumahoro, immigrazione in Italia e caso sì. Qatar, è che la sinistra ha spacciato alcune organizzazioni umanitarie come tutrici, associazioni a tutela dei poveri, dei disperati, siano essi braccianti immigrati, siano essi paesi del terzo mondo. In realtà invece c'era un traffico di soldi, ci potrebbe essere un traffico di soldi. Quindi lei che è un giurista, penso che possa convenire con me che siamo di fronte a un aggravante. Molto, cioè, assolutamente. Il possibile reato, se ci sarà, potrebbe risultare più grave proprio perché ammantato di motivazioni umanitarie. Assolutamente, guarda, una lettura è assolutamente lucida e la ringrazio molto per questo.